L'indomani il tempo è migliorato. L'ornitocheirus attende con impazienza nella sua grotta ed è intento a pulirsi. È infestato da parassiti che gli succhiano il sangue dalle membrane delle ali. Per trovare una compagna deve essere in forma perfetta e deve quindi liberarsi dei parassiti. Di prima mattina rettili più piccoli si sono già alzati in volo. L'ornitocheirus deve invece attendere che il calore del giorno crei delle correnti ascensionali di aria calda abbastanza forti da poterlo sollevare. Ma non gli resta più molto tempo. Già sono apparsi i primi segni che preludono all'accoppiamento. La cresta del becco ha infatti cominciato a ravvivarsi di colori. Finalmente può riprendere il suo epico viaggio. Per migliaia di chilometri segue la costa del Nord America. Come tutti i grandi pterosauri, usa le sue ali gigantesche per farsi trasportare dalle correnti d'aria ascensionale più calda. Dato che pesa meno di 100 kg, riesce a percorrere senza sforzo enormi distanze, sospinto dal vento. Ben presto affronterà il mare aperto. L'Atlantico appariva allora così. Largo appena 300 chilometri. Per raggiungere la sponda opposta, lo pterosauro dovrà comunque servirsi di tutta la sua abilità nello sfruttare le correnti d'aria. E lungo il viaggio dovrà anche nutrirsi. Volare basso comporta dei pericoli. Mostri affamati lo tengono d'occhio da sotto le onde. Dopo un giorno di volo, è ora giunto sull'isola più occidentale d'Europa.